Ciao a tutti! Oggi prepareremo la vellutata di finocchi e carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono carote tagliate a pezzetti, finocchi tagliati a pezzetti, cipolla, olio evo, acqua calda, dado vegetale, sale, pepe, noce moscata e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i finocchi. Le carote. E le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. E cuocere con il cestello al posto del misurino per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere l'acqua, che deve essere calda. Il sale, il pepe, la noce moscata ed il dado. E cuocere con il cestello al posto del misurino per 15 minuti, 100 gradi, velocità 1. Posizionare il misurino e frullare per un minuto a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il parmigiano. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 8. Impiattare e servire rollando con un filo d'olio. Vellutata di finocchi e carote. Grazie e alla prossima ricetta!